Si è lasciati per stare con un uomo che non la farà mai felice. Non tornerà più. Sei in ritardo. Temevo ti fossi pentita. No, no, figurati. Neanche per sogno. Meno male, ero preoccupato. Ti ringrazio. Un momento, prima devo farti una domanda. Vorrei che mi rispondessi con molta sincerità. Non potrei mai ingannarti, lo sai. Senti, Giuliano, mi ami davvero? Ma certo. Non direi che dubiti di me ora. No, no, perdonami, sono una sciocca. È che ti amo così tanto. Kamau tu. Vuole dire ti amo, ricordi? Kamau tu. Ti amo. Coraggio, entra, dai. Non mi hai ancora dato una risposta, Giuliano. Per quale motivo mi hai portata qua? Che cosa c'è? Non ti piace la mia agenzia? Per la verità, no. Lo trovo un posto abbastanza... Abbastanza come? Diciamo strano. Ecco, strano, e non farmi aggiungere altro. Curioso. Ti spiace che ogni tanto venga qualche modella? Qualche modella? Ma se qui è sempre pieno. E poi ti divorano tutte con gli occhi. Ma a volte, ma la cosa finisce lì. Sei sicuro? Insomma, è vero che non sei uno di quegli uomini? Ma no, Sivinka, si può sapere per chi mi hai preso. Guarda che io non sono un tipo facile, un Don Giovanni qualunque, no. Io sono abituato a dedicarmi a una sola donna per volta. E ora quella sei tu. E però continuo a non capire perché siamo qui. Non mi sembra che sia il luogo più adatto per cenare. Certo, lo so. Infatti, tra poco usciremo, però prima devo... Devo fare una cosa. Ci metterò solo un attimo, promesso. Mi aspetti? E va bene. Sei un angelo. Un attimo solo, però. Ma sì, te l'ho promesso. Non ti muovere. Allora tu fai quello che devi fare e poi ce ne andiamo. Sta tranquilla. Vieni, devi accompagnarmi. Cosa? No, 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 io lì non ci entro. Ma perché no, tesoro? Te l'ho detto, è questione di un momento, farò molto in fretta. Su. Eh sì, ho capito, ma preferisco aspettarti qui. Qual è il problema? Voglio farti vedere una cosa che ti piacerà molto. Vieni. Un'altra volta magari, vuoi? Adesso andiamo a mangiare. Sì, sì, anch'io ho fame, ma non posso rinunciare a questo momento. Vieni con me, non te ne pentirai davvero. Ti credo, ma... Certo, lo so che vuoi andare a mangiare... Però è tanto che aspettavo questo momento. Vieni. Coraggio. Ti piacerà il mio regalo. Hai detto regalo? Sì. Un regalo che ho scelto apposta per te. E va bene, allora me lo fai vedere, ma poi ce ne andiamo. Sta tranquilla. E voilà, il mio regalo. Tu devi essere pazzo, mi regali un letto. Hai ragione, aspetta. Ecco fatto. Guarda meglio. Sul letto c'è un vestito. Grazie. È davvero bellissimo. È stupendo. Ci sono anche le scarpe. Scusa, che succede? Forse non ti è piaciuto il mio regalo? Certo che mi è piaciuto, ti ho detto che è bellissimo. Beh, allora perché mi dai un bacio così stremizzito? Adesso va meglio. Molto meglio. Meraviglioso, allora andiamo. No, no, un momento. Perché scappi? Prima devi mettere il vestito, scusa. Adesso? Certo, non vorrai uscire così. Così come, scusa? È logico. Non vorrai venire a cena vestita da gitana. Ma che cosa ci sarebbe di strano? Io sono gitana. Dovresti sapere come è la gente. No, non so com'è la gente. Ti vergogni di me, forse? No, tesoro, non si tratta di questo. Davvero, io sono pazzo di te.
Lo dico per il tuo bene. Non lo puoi fare per me. O forse... hai già smesso di amarmi. Ma che cosa dici? Certo che ti amo. Lo so che è crudele, ma vedi, purtroppo la società emargina le minoranze. Giudica le persone in base al loro aspetto. Pensa ai neri. Pensa agli ebrei. Pensa agli... agli zingari. Sì. Non vorrei mai vederti soffrire. Non lo sopporterei. Ti assicuro che non ci sono altri motivi. Mi ami, vero? Sì. E va bene, adesso me lo metto, ma solo per questa volta. Perfetto. Starai benissimo. Beh, che cosa aspetti adesso? Aspetto che tu esca, è logico. Ah, che sciocco. Me ne vado subito, scusa. Sono qui fuori. Si vinca, zingarella mia. Sei piuttosto difficile. Hai bisogno che ti dia tempo. È così che... insomma, è così che mi volevi. Sei stupenda, amore mio. Adesso sei la mia donna. Così lussuoso. Vieni, ci aspettano. Come ti trovi con questo vestito? Bene, è bellissimo. Il rosso ti dona molto. Lo sai che sei lo splendore? Non credi di esagerare. Affatto. Allora, ti piace? Sì, non ero mai stata in un posto così elegante. Vieni, ho prenotato un tavolo. Attenzione. Grazie. Sei contenta? Avevo promesso di portarti in un posto di classe e questo è il più raffinato. Eh già. Sono grande o? Sì, sì. Sei sicura che ti piaccia? Sono solo un po' imbarazzata. Lasci, grazie. Ciao. Ti sono mancato? Sì, un pochino. Sarà almeno mezz'ora che sei andato in bagno.
In bagno? Guarda che non sono andato in bagno. Ah. Ecco, guarda. Mi sono fatto dare la migliore. Non avere paura, sciocchina. Passeremo una notte da favola. Ti assicuro che non te ne dovrai mai pentire. Davvero. Una notte da favola. Qualcosa non va? No, no. No. Senti, Simica. Saliamo. No, no, come facciamo a salire se non abbiamo ancora finito di cenare? Ma che cosa stai dicendo? Hai già ordinato due porzioni di dolce. Ah, già, me l'ero scordato. E il dolce era buono, però... Però non abbiamo preso il caffè. Non possiamo saltare il caffè, è un vero toccasana per la digestione. D'accordo. Scusi. Di che favore? Due caffè, grazie. Ti ringrazio. Silinka, andiamo? Non mi dirai che vuoi il quarto caffè, vero? No, non è il caso. Meglio così. Cos'hai, Sivink? Non sei contenta? Io? Non vuoi più essere mia? Giuliano? Giuliano, vieni, mi sono svegliata. Giuliano! Giuliano!
Che strano. Sarà andato a comprare il giornale. Ma quanta fretta. Magari lui. Pronto? Sì, sì, la ringrazio. Ah, salve. Permesso. Si accomodi. Buona giornata. Anche a lei. Grazie per questa notte da favola. È così che dicono sempre nei film, vero? Non ti preoccupare per il conto. Ho già sistemato tutto io. Troverai un taxi che ti aspetta per riportarti a casa tua. È stato bello. Addio. Ma certo, deve essere uno scherzo. Non mi ha lasciata. Deve esserci una spiegazione. No!